ed è la più grossa, il più grosso bisogno che c'è adesso. Certamente c'è bisogno di beni primari, dicevamo Giovanni, prima di mangiare, investire, eccetera. Ma il più grosso bisogno è la solitudine, è il bisogno di avere qualcheduno di fronte e accanto che lo aiuti ad affrontare il problema. È la stessa dinamica che, sì, che noi incontriamo nei centri di ascolto, quando la persona arriva con la bolletta in mano e dice: ho bisogno che tu mi aiuti a pagare la bolletta. Poi con un attento ascolto, vedi che poi, diciamo, come quasi che la bolletta va in secondo piano. È il bisogno di avere qualcuno con cui confrontarsi per raccontare appunto le storie, tristi di famiglia che ci sono all'interno di un nucleo, familiare, quando appunto si tocca con mano la povertà, che effettivamente è qualcosa che, pensando e rivedendo poi anche il discorso della stazione, 10 anni fa, 12 anni fa, queste scene, cioè queste cose che noi vediamo adesso non erano visibili, no? Io e Moreno, insomma, abbiamo una certa esperienza di lunga data, ci confrontiamo spesso, no? Raccontandoci anche un pochino, indietro, anche dal punto di vista numerico, no? Quelle fossero quante le persone che sì, utilizzano il servizio anche la sera lì alla stazione. Certamente è un fenomeno, tra virgolette, per Pistoia, tra virgolette, uso il termine nuovo, no? Perché effettivamente negli anni passati queste, dal punto di vista numerico, non era così, importante. Ritorno al discorso della solitudine. Perché dico il discorso della solitudine e non il discorso della dare risposta al bene primario, che è appunto che è quello del mangiare? Perché anche la mensa della Caritas la sera è aperta, la sera ci sono 45 persone, 80-90 al giorno, e poi li ritroviamo lì alla stazione, alcune di queste. Qual è? Hanno bisogno di mangiare? Non è quello allora il problema di fondo, è un problema appunto di avere una relazione con le persone, proprio perché appunto c'è questa grande necessità, e credo che questo sia l'elemento che è difficile anche da cogliere, no? Perché noi siamo buoni e bravi a dare da mangiare, da vestire, eccetera, poi questa, come dire, qualcosa che dobbiamo, come dire, andare a scavare, che come dire, si evidenzia solamente con la relazione, no? Come diceva Giovanni.